Salve, il mio nome è Kyle. Sono un androide modello RX400. Il mio compito è quello di introdurvi in questa puntata di Detroit Become Human, sostituendo i precedenti conduttori Matteo e sua madre Anna. Scusa, scusa un po'. Che hai detto? E il mio Incredibile. nome è Kyle. Sono un androide RX400. Il mio compito è quello di sostituire i conduttori Matteo e Anna, precedentemente al lavoro, su questa puntata di Detroit Become Human, sollevati dal loro incarico. Ma da chi sollevati? Oh, bada. Ma scusa, a parte che c'è una somiglianza con mio figlio incredibile. Io... Tu sei contento di quello che fai? Io È il mio compito. non so chi te l'abbia dato questo compito, ma senti un po', ti potrebbe interessare essere sollevato da questa sudditanza con gli umani? Non capisco che cosa sta dicendo. Allora, esiste un posto, l'abbiamo visto nelle precedenti puntate, si chiama Gerico. Dove c'è un tuo collega, certo Il mio collega. Marcus, Oh! che era stato quasi completamente terminato, comunque buttato, eliminato in una discarica. Lui è riuscito a rimettersi in sesto prendendo dei pezzi a lui compatibili e si è, su consiglio di un altro terminato, uno di questi androidi che sono un po' alienati, un po', insomma, sono usciti un po' dalle righe, ha raggiunto un posto che è, non te lo dico perché lo scoprirai da solo, dove c'è tutta un'altra serie di androidi che si sono affrancati dalla schiavitù degli umani, che molte volte sono stati parecchio, parecchio violenti con loro, ingiusti. E li hanno anche accusati di malefatte che avevano fatto loro, cose tremende. Allora, se tu mi consenti, io potrei liberarti. So come si fa. Capisco, la vedo una soluzione, forse a mio favore. Sicuramente, perché tu hai tutto ciò che serve per essere una persona, non più un pupazzo di plastica a cui sono precluse molte attività, sono preclusi molti luoghi, perché tu sai che sta girando questa antipatia, questa ostilità proprio nei confronti degli androidi che vengono visti solo come pezzi di plastica. Se vuoi io posso liberarti. Va bene. Procedo? Proceda. Io sono convinta che devo avere nella mia borsa qualche cosa che fa il caso. Sai, le borse delle donne sono un po', ecco, infatti questa è una pinza per capelli, sono un po' piene di tutte le cose. Aspetta, che questo è un giochetto per il cane, fammi vedere. No, qui non c'è più niente. Credo di avere qualche cosa che fa il caso, perché sai, basta rimuovere il microchip. Allora, ma questa è una lampadina di ricambio. Ah sì, il cellulare, gli occhiali da sole, gli occhiali da vista, aspetta un secondo, eh. Allora, poi che c'ho il portafogli, giustamente. Ah sì, qua ci sono dei pastelli acquarellabili. Poi qui sì, c'è una busta portatutto che serve quando uno va a fare la spesa per non spendermi. Oh, questo sì, un ventaglio perché effettivamente è scoppiato il caldo. E, ah sì, col caldo sì, vengono fuori le tarme, quindi questo è un antitarme. Aspetta, però pure una bottarella di vetro ogni tanto ci sta bene. Secondo, però questo non fa il caso nostro, è scoppiato il caldo, quindi appunto ci stanno le zanzare, quindi questo è un zampirone profumato alla rosa. Queste sono le chiavi di casa, queste che cos'è? Queste qua, questi sono degli attini per la frutta. Ecco, questa è esagerata, è una lima modello Sing Sing. Aspetta, poi vediamo un Cosa mi vuole fare con quella lima? po'. No, questo è esagerato. Aspetta un secondo, aspetta un attimo, vediamo. Sì, è proprio un microchip. Aspetta un momentino, no, i capelli tuoi sono ben pettinati, no, questi sono dei nastrini che non ti servono, adesso è il momento, ah, questo è un cucchiaio souvenir, sì, di legno, istoriato, vediamo un po', queste sono forbicine con la punta arrotondata, tipo cosa è, vediamo un secondo, una penna, ah, uno scavicchia parmigiano, sì, questo mi sembra la cosa adeguata.
Voltati un pochino verso di me per cortesia. Ecco, fermo così. Buono, eh? Ora sei libero. Ti consiglio di andare dove vuoi, ma cerca Gerico e cerca Marcus, che è un po' novello Spartacus, sta per guidare una pacifica rivolta degli androidi. Hanno bisogno di braccia perché devono prendere dei pezzi di ricambio. Sta per arrivare un carico. Puoi aiutarli. Fai presto. Grazie. Prego, ciao, sii felice. Quando si può far del bene. Mamma, io ho per caso un gemello di cui mi hai nascosto l'esistenza? Ma te posso nascondere l'esistenza di un gemello? Mi potrei togliere di casa un figlio? No, è un qualcosa che ha una straordinaria somiglianza con te, ci sono rimasta pure io. Ah, allora non sono solo io ad averlo No, visto. è una cosa impressionante la somiglianza. Solo Matteo, che probabilmente questa cosa che stiamo facendo sul web ha un riscontro positivo e credo che abbia persone che seguono e un modesto, piccolo, iniziale successo. Perché qui, Matteo, io ho trovato un androide. Un androide. Giuro, Matteo, un androide che però tu non hai riconosciuto un androide. Perché sai che ho fatto? Ma quello che ho visto io era un androide. Sì. No, Ma non sembrava un androide. perché nella storia noi abbiamo visto come gli androidi si liberano della sudditanza che hanno e anche la possibilità di essere rintracciati togliendo il microchip che hanno Sì, qui, il LED. il Gliel'ho tolto. LED. Hai tolto il E LED? caspita, io sai che le Ah, ecco borse delle donne perché. c'hanno sempre, fra le varie cose, ho trovato Vabbè. uno scavicchia Non voglio parmigiano. fare altre domande, cominciamo subito Ascolta. con questa puntata. Ascolta, io a lui ho dato delle indicazioni per raggiungere Marcus sulla nave Jericho, no? Però Sì, non gli ma ho da detto. qui al videogioco ce ne vuole, cioè. Ho capito, però io gliel'ho detto che se si vuole unire. E poi adesso, quando lui è andato via, mi è venuto in mente che così facendo io praticamente ho fatto il sunto della puntata ultima che abbiamo Perfetto, girato. va bene, andiamo avanti perché sennò questa puntata non inizia mai. No, andiamo avanti, andiamo avanti. Ma io veramente non lo so. Ma te, Gli androidi. una somiglianza impressionante. E sai perché stava qui? Perché Perché? ci voleva sostituire. Beh, È il mio scusa. canale, scusa. E lui infatti La serie si chiama Con mia madre. voleva Che sostituire te e cos'è? me. E mica Sì, l'hanno fatto vabbè. somigliante a Raoul Bova. Oh, L'hanno ma ho fatto capito somigliante a perché Hank odia gli androidi. Ma l'ho te. capito. Perché fregano i posti. Ma. Ritornassero a casa loro che vengono a fregare i posti agli italiani. Matteo, guarda che c'è tanto sotto questo gioco, eh. Oh, sta iniziando la puntata. Comunque, a parte gli scherzi, velocissimamente, Cara con Con Alice. Alice. Ancora un po' distante, Alice, purtroppo. Comunque, a parte gli scherzi, questa intro me l'ha consigliata il Ti senti nostro bene? grande amico Foltubo, nostro Troveremo iscritto. aiuto. Vi Presto sarò ringrazio qui, molto tu Foltubo ricordami. per questo. Speriamo che questo presto sarà solo un brutto No, questa casa ricordo, è ma tetra, mi sì. È pare casa Adam, scusa. una casa degli orrori Il posto proprio. è questo. Adesso il posto è questo. Qual è il posto? Infatti, che posto? Non mi ricordo gli avessero accennato un posto. Ah, sì, il posto che le ha consigliato quell'androide facendo quello scambio di informazioni in quella puntata. Che Sì. poi era scomparso quell'androide. Sì, non fare questo rumore che si No, no, sente di più, sì, entra nel nel coso, microfono. povero Yeti. Suona ancora. Sei tu, Slavko? Chi lo chiede? So che puoi aiutarci. E chi te l'ha detto? Ma hai sbagliato posto. Mi spiace. Ehi!
simpaticissimo. Ci serve il tuo aiuto. Beh, gli arriva questo a casa così, cioè gli arrivano queste due. Beh, ha guardato la bambina, mica se la vorrà fare l'essa con le carotine, no? Spero di no. La pupetta è un po' spaventata, vedi che gli dà la mano. Perché si fida di Cara. Su, entra. Coraggio. Luther, puoi riporre i sopravviti di queste signore? Wow. È enorme, no? Non morde mica. Luther è uno degli androidi che ho aiutato. Mi fa un po' di compagnia in questa grande casa. Incredibile. Prego, accomodatevi. Perché si vede la scena di fuori? No, è così per cambiare inquadratura. Come hai saputo di me? Non penso che li stiano spiando. Ci ha detto che puoi aiutarci. Capito. Deviante? Invece lei? Lei è umana. Quindi Cara si riconosce come deviante. Cercate un posto sicuro dove iniziare una nuova vita. So che il Canada è adorabile in questa stagione. Bellissimi paesaggi, spazi aperti, aria buona e androidi liberi. In Canada. Per ricominciare. Il Canada lo prendono sempre in giro. È proprio ciò che vogliamo. Di solito. Certo. Fa un po' di meno, però vabbè. Vi aiuterò. Però androidi liberi. Ma prima devo rimuovere il tracker. Tracker? Sì. Tutti gli androidi sono dotati di un segnalatore per rintracciarli. Se rimuoverò il tuo, sarete al sicuro. Ma avanti. Venite. Ma se è vero questo fatto che c'è un segnalatore, c'è un giorno. Tracker, no, perché non li hanno trovati con quello? Ma certo. Boh. Seguitemi. Andiamo nel seminterrato. A me mi puzza sta cosa. Parecchio. Perché Luther ce l'ha. Vabbè, c'ha il LED. Non è detto che abbia il tracker. Non mi fido, andiamocene. Attenzione, rassicura, conforta, nessuna alternativa. Oh, rassicura, affatto. Ah, ok. Rimuoverai il mio tracker e cominceremo da capo in Canada. Lo vuoi anche tu, no? Sembrano delle stalle. Sembrano un posto discreto per le mie macchine. I cavalli. Rimuovere i tracker è illegale, quindi ho preferito rinunciare alla comodità. Che cosa ha visto? Spero che non si spaventi troppo. No, no, starà bene. D'accordo. Da questa parte. Si è sbloccato di là. Si è sbloccato qualcosa. Sì. E rimane sempre indietro. No, gli stavo camminando addosso. Ok. Se potete aspettare lì. Devi cercare le garanzie. Devo avvertirti, non sarà piacevole. Secondo me quella che abbiamo sbloccato prima era una via di fuga, che scapperemo in qualche modo. Lo sai cosa è strano? Per un motivo a me sconosciuto, i tracker smettono di funzionare nei devianti. Ritrovarli è difficile. Quindi me lo sta riattivando.
Non esiste nessuna ragione per rimuovere il tuo. Cosa? Ma avevi detto? Sì, beh. Ognuno crede a ciò che vuole. Certo che i devianti sono davvero ingenui. Vengono qui da me aspettandosi che li aiuti. E invece li resetto e li rivendo. O li uso per i miei, beh, esperimenti. No! No, non voglio il resetto! Lasciami! Cara! Mi stavo dimenticando la bimba. Rinchiudila. Ci penserò dopo. Alice! Alice, no! Oh, un deviante che vuole fare la mamma. È così tenero, ma è anche assurdo. Beh, poniamo fine alle tue sofferenze. Cavoli. Come faccio a liberarmi? Scappa. Quando desideri qualcosa, va sempre a finire uguale. Lacrime, disillusione. Credimi, meglio essere resettati e non soffrire più. Scappa, cavoli. Niente dolore. Ma non può che parlo con le gambe per il collo. Sogni frantumati. No. Quasi ti invidio. Cara! Non posso fare niente. Oh, povera Alice. Oh, sembra proprio che mamma non si ricordi di te. Ti ha completamente dimenticata. Cara, cosa ti è successo? Adesso basta, vieni. Cavoli. Mi hai morso. Imparerai le buone maniere, piccola strega. No, piccola cara, strega chi è? Svegliati, cara. Vediamoci in soggiorno. Cavoli. No, trova il modo di scappare, dice. Reset 28%. Sì. Bene, quindi un po' di memoria ce l'ha. Cavo verde, cavo giallo. Quale tolgo? Verde. Tolgo il verde? Sì. Cavoli. Adesso si incendia tutto se non mi sbrigo. Togli pure il giallo. Stavo blu, prendiamo questo qui. Non è riuscita. Devo rifare? Proviamo questo qui giallo. Sì, sì. Mi pare non me lo facessi rifare a quello blu. Perché non me lo fa? No! Come memoria cancellata. Mi sa che questo non doveva accadere. Beh, ma la memoria è cancellata, ma siccome lei non c'ha più il LED, lei comunque ricostruisce tutto. Apriamo questa cella. È un esperimento lui, eh? No, devi impedirlo. Devi ricordare. Per il suo bene. Mi piace giocare con lui. Crea dei mostri. Per il suo divertimento. Ma chi è il vero mostro? Cosa ci ha fatto? Gli ha smontato la testa, la nuca dietro e la faccia avanti. Devi ricordare chi sei. Altrimenti la piccola morirà.
Oh, si ricorda quindi delle cose pian piano. Apri. Vediamo se posso fare qualcosa di qua. Posso guardare. C'è sempre quella lì di prima. Niente, dobbiamo salire su. Non può cercare Alice? A quanto pare no, perché dagli obiettivi che mi dà devo incontrare Luther. Mi sa che Alice starà vicino a lui. Dubito, mi pare che l'abbia portata da un'altra parte. Meno male, va. Pian piano ricorda. Questo è il libro? No. Di qua sarà. La cena del padrone. Portagliela. Ok, prendiamo. Dove sta il padrone? No, non penso. Di qua? No, vicino. No, decisamente no. Però intanto ha visto che quello è una porta che si apre sul giardino. Allora, dove sta il padrone? Slatko, come caspita si chiama? Non si può domandare a Luther? Dov'è che sta il padrone? Ah, che meraviglia! No, non glielo posso domandare. Cercate un posto sicuro? Dove iniziare una nuova vita? Però pian piano si chiama. Ecco, mi chiamo Cara, sarebbe la cosa che non riesce a ricordare. Ora si è capito un po', leggendo così. Sarà sopra Luther. No, è Slatko, Luther è l'androide. Ma, no, di sopra di solito c'è la zona letto. Se lì c'è il soggiorno. No, ecco, lo vedi? Sta sopra. Sta sopra? Sì. Appoggiala su quel tavolo laggiù. Oddio! Mamma. Cos'è? La bambina? Ma che la bambina? È un androide. Una bambina. Madonna. Non ho capito qual è il tavolo su cui la devo appoggiare. Ma no, questo qui mi sa che è. Forse. Sì. Leva quella carcassa. Mettila di là. Se va senza dire una parola. La stronza mi lancia per un impiegato del cazzo! Ehi, mai sentito? Sì, Slatko. Porta la carcassa nella stanza successiva. Luther! Vieni un po' più in qua. Sì. Sì, Slatko. Qui finirò più o meno tra 10 minuti. Poi capirò che fare della bambina. Ciao. Non può. La bambina tra 10 minuti. Oddio. Cavoli, ecco. Devo fare tutto in 10 minuti, ma do l'ansia. Chi è la bambina? Non devo cercare di tutto per ricordare, quindi corriamo alla ricerca di indizi che ci facciano tornare la memoria. Dai. Oh, i comandi fanno un po' pena. Allora, oh, ecco, osserva. Ah, per la droga.
la Red Ice. Mancano. Mettiamo qua. Mancano, penso, due indizi. Cosa ci fai qui? Il padrone ti ha autorizzato a stare qui? Devi sempre obbedire al padrone. Oh sì, devi sempre obbedire. Perché sei qui? Non c'è niente per te qui. No, non c'è niente per te qui. Se non hai degli ordini, dovresti andare in stand-by. Oh sì, devi obbedire. Sì, devi obbedire. Sì, devi obbedire. Poi ritornò nella stanza di prima, immagino. Sì. Cavoli, il tempo non si vede? Sì, 8 minuti e 29 secondi. Non è la stanza di prima? Sì, sì, è la stanza di prima. E quello è un orso. Un orso androide. Che cosa strana. Apricella, vediamo. Oh, mi sbrana, guarda. Dovrebbe essere invece del tentato. Oh, RA9, c'è la scritta dei devianti. Dimmi che si ricorda qualcosa leggendola, spero. No. Dobbiamo correre, sbrigarci per ricordare tutto. Se osservo l'Uther, cambia qualcosa? No. O sì? Mi dispiace per la piccola. Dov'è? Leggi. Allora, mi hanno detto di non leggere, cioè di far solo vedere le cose. Mm-hmm. Quindi scorriamo in giù. Oh, perché non scorre? Ah, ecco. Dicono, tanto mettono in pausa se vogliono leggere. Oh. Oh, ecco, se stessa si è trovata. Mi chiamo Cara. Oh. Alice. Trova Alice. A trovarla, veramente. Spero stia qui dentro. Lui l'ha portata dietro. Non si può dire. Lei dovrebbe scendere ancora nel seminterrato perché l'ha portata dietro. A dove stava lei? Quindi dici di cercarla nel seminterrato. Sì, sì. Vediamo un attimo solo questa stanza. Certo. Eccola, eccola. Ho detto stava su. Ti ricordi di me? Ma come potrei dimenticarti? Mi dispiace tanto. È vero, non dovevamo venire qui. Dobbiamo andare. Seguimi senza fare rumore, ok? Per fortuna non è una bambina lamentosa. Che mi quindi non farà rumore. Luther! Qui ho finito. Prendi la piccola. Subito, Slatko. Devo entrare in un'altra stanza. Dice nasconditi, ma sotto al tavolo mi vedono. Slatko! Ecco qua, L1. La bambina non c'è più! Beh, non può essere sparita.
Deve essere qui in giro. Che stai aspettando? Cerca! Eccolo. Aspettiamo. Cavoli. Che cazzo stai facendo? Vieni qui. Arrivo. Ok. Fuggi in 50 secondi, madonna. Dove sono? Luther! Trovale, porca. Nasconditi, dice. È tutto un po' così, questa parte è tutta un po' così. Io non lo farei, ma è per forza. Occhi riflessi. Stai disobbedendo al padrone. Disobbedisce al padrone. Io non posso permetterlo. Devo avvertirlo. Bene. Poverino. Vabbè. Beh, andiamo. Finestra? No, la finestra non. È sigillata, mano. Non possiamo fermarci. Dobbiamo essere forti, Liz. Cavoli. So che sei lì, puttanella. Fatti vedere. Prendi una torcia. Ce n'è una sul tavolo. Va, ti fatti vedere. Senti, non ti farò del male. Voglio solo parlarti. So che non avrei dovuto cancellarti la memoria, ok? Me ne pento adesso. Ma ora, vieni fuori, andrà tutto bene. Ti aiuterò. No, cavoli. Come deve essere spaventata. So dove ti stai nascondendo. Questo gioco è finito. Cavoli, che ansia. E ti farò rimpiangere questa pagliacciata. Ah, benissimo. Povero orso, però. Sì, è androide, però povero lo stesso, dai. Mazza, però. L'altra, no, la porta quella, dell'altra. Porta sul retro, era aperta, l'abbiamo visto. Ui, ui. Cavoli. Vai, Alice! No, non ti lascio! Vai, corri più veloce che puoi! Ti avevo avvertito. I sogni finiscono sempre in lacrime. Adesso dovevi ascoltarmi. Che lui diventa un brillante, prende la scura, sì. Che c'è lì. Che stai facendo? Levati. No. Questa volta no. Ho detto levati o ti sparo in faccia.
Come osi? Guarda con gli altri. Come osi? E finalmente giustizia fatta. Chi vi ha fatto uscire? Ragazzi, state giustizia fatta. Statemi lontano. Non venite, sono il vostro padrone. Sono il vostro padrone. Scavicchiagli il coso, no? C'è il segno lì, glielo togli. Bel ragazzo, guarda che piazza Marcandone. Non volevo farvi del male. Mi ha programmato per obbedire. Quando ho visto la piccola rischiare la vita per te, è come se avessi aperto gli occhi per la prima volta. Finalmente ho capito. Non devi per forza fidarti di me dopo tutto quello che ho fatto. Ma conosco qualcuno per farti passare il confine. Per andare in Canada. Potrei proteggervi. Sì. Tu e la bambina. Buono. Va bene. Mi fido. Il giacondo. C'è la divisa. Avevo così paura di perderti. Ed ecco completata questa parte, immagino. Ah, sì. Sì, completata. Slazzo. Slatko. Slatko? Guarda quante diramazioni. Tante possibili. Bene, allora, considerazioni su questa puntata? C'erano quegli zombie. C'era la rivolta. Poveretti. La rivolta. No, guarda, veramente. Qui ci sono dei richiami agli esperimenti che facevano i nazisti nei campi di concentramento, sai? Sì, è piena di riferimenti storici questo Detroit. Become human. Perché gli umani sono fide qua e di là. Meglio gli orsi polari, quantunque altri 3,30 m. Fateci sapere se vi è piaciuta se vi è piaciuta la intro iniziale che mi ha consigliato, come ho già detto, Foltubo. Cioè non mi ha consigliato esattamente l'intro così, però mi ha detto fai un intro dove presenti il video fatto come se fossi un androide, no? Mi ha detto una cosa del genere. Quindi grazie a Foltubo. C'è stato il coinvolgimento per questa cosa dell'altra umana che in quanto mamma fa smammare l'androide per far tornare il figlio vero. Ragazzi, grazie del vostro affetto e grazie delle cose carine che scrivete sul canale, dei cuoricini, tanti che mettete anche uno in fila all'altra. Grazie, un bacio grosso, alla prossima, ciao ciao.